Love lies only.
Per giungere al dono totale di sé. È costituita dagli avvenimenti incalzanti delle ultime ore del Figlio di Dio che ci consentono di sostare in preghiera e in meditazione, di risvegliare il dolore per il nostro peccato, vero responsabile della passione e della morte di Gesù, ma anche di rinnovare l'esperienza della misericordia di Dio, del suo perdono, della sua fedeltà sino alla fine. Venne il giorno degli asini, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. Là preparate. Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Durante questa cena, Gesù desidera manifestare ai discepoli quanto Dio ama l'uomo e lo fa preannunciando il dono totale di sé. Gesù istituisce l'Eucaristia con la consacrazione del pane e del vino, immagine del corpo e del suo sangue versato per noi, e la lavanda dei piedi, anche essa segno della sua totale disponibilità a servire la nostra vita. Contempliamo Gesù, disposto e capace di lavare i piedi a chiunque, e che insiste per poterlo fare, come farà con Pietro. Durante la cena, dunque, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. I discepoli lo seguono con lo sguardo, ma non riescono a dire nemmeno una parola. Notiamo che Gesù lava i piedi anche a Giuda, pur sapendo che Giuda lo sta per consegnare all'autorità, segno che riesce ad amare anche chi gli è nemico. E con Giuda farà ancora di più, perché dopo avergli detto che sa benissimo cosa sta per fare,
fa in modo che gli altri discepoli non gli saltino addosso per linciarlo, e poi gli apre le porte del cenacolo perché possa andare liberamente al Sinedrio, dicendogli di andare, di fare quello che deve fare, in modo che i discepoli lo lascino uscire nella massima tranquillità. Notiamo che Gesù non prende tra le mani la testa dei discepoli con tutti i loro sogni, gli ideali, i propositi, i desideri. Il Figlio di Dio si mette in ginocchio davanti alla ciurma scompaginata dei suoi amici e prende tra le sue mani i loro piedi, cioè il contatto con la terra, le fragilità, le debolezze, le povertà. I piedi sono l'equilibrio, il cammino, e reggono tutto il peso del corpo. I piedi dicono verso dove stiamo andando e verso chi stiamo camminando. I piedi possono fare radici, sprofondare nell'immobilità e gonfiarsi di egoismi. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: che fai, signore? Lavi i piedi a me. Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. No, signore, tu non mi lavi più. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora, lavami pure anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi. Ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. San Pietro oggi non comprende ciò che Gesù sta facendo. Non sa che il Signore sta scrivendo con questo gesto il suo testamento spirituale, la sua nuova alleanza, il suo nuovo patto con l'umanità. Da questo istante ogni signore della terra, vero o falso, dovrà farsi servo, chinarsi dinanzi ai suoi fratelli e lavare loro i piedi. Da questo servizio di amore che dura un'intera vita viene riconosciuto chi è vero discepolo di Gesù. Dopo essersi chinato sui piedi dei suoi discepoli, dopo aver convinto Pietro a lasciarsi lavare, Gesù si riveste e si risiede con i suoi. Tutti restano in silenzio, riflettendo a ciò che Gesù ha fatto. Poi Gesù disse loro: ma capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Maestro e Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate quello che io ho fatto a voi. Ho desiderato ardentemente mangiare la Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compirà nel regno di Dio. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Senato prese il calice e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice della nuova alleanza del mio sangue, che è stato versato per voi. La mano di chi mi tradisce è qui con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va come quanto stabilito. Ma guai, guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: chiedi chi è. E Giovanni, reclinandosi così sul petto di Gesù: chi è? Quello a cui intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: Giuda, quello che devi fare, fallo al più presto. Preso il boccone, Giuda subito uscì. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Sorse anche una discussione: chi di loro poteva essere considerato il più grande?